Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un progetto nuovo che si chiama Chaos Venture. Dopo l'esperienza che ho vissuto con i Labyrinth, che sono state grandissime esperienze musicali, di tour in giro per il mondo, di dischi registrati, insomma esperienze che mi hanno veramente insegnato qualcosa, che hanno fatto parte della mia vita, ho deciso insomma di tirare le somme con i miei nuovi compagni, che sono Cristian Casini, Gianfilippo Innocenti, Alberto Rizzo Schettino, Gabriele François Casini, Nicola Fassi e Tony Liotta. Abbiamo voluto creare un'opera che fosse il compendio di tutte le esperienze musicali e umane che abbiamo vissuto in questi anni. Volevamo appunto restituire un sound molto particolare, un sound spaziale, interessante, nuovo, che ci ha permesso anche di chiamare appunto questo tipo di musica, space metal. Chaos Venture è un viaggio attraverso lo spazio-tempo musicale, una ricerca interiore, scavando nell'abisso dell'uomo. È una musica molto, molto spaziale, molto particolare, atmosferica. Alle basi di questo progetto, originale, sperimentale e dal sound molto strano e particolare, ci sono delle motivazioni, di ricerca interiore molto profonde, attraverso atmosfere psichedeliche, oniriche, sognanti, elettroniche. Abbiamo cercato di creare un sound che potesse ritrasmettere quelle che sono le nostre sensazioni, perché noi alla fine utilizziamo gli strumenti come propaggini del nostro corpo, utilizziamo gli strumenti per trasmettere all'esterno quelle che sono le nostre sensazioni. Quindi tutto questo insieme di suoni che noi abbiamo completato all'interno del nostro album vogliono ricreare quelle che sono le nostre emozioni, quelle che sono le nostre domande nei confronti di quella che potrebbe essere la storia dell'uomo, che secondo noi non è come quella che ci hanno raccontato. In fase di produzione e composizione, nell'ambito di questo progetto, abbiamo avuto la fortuna di collaborare con grandissimi artisti come di stampo internazionale, appunto come Kevin Moore, ex tastierista di Dream Theater, Richard Barbieri, tastierista di Porcupine Tree, Mark Zonder, storico e leggendario batterista dei Fates Warning, e Tony Liotta, che è un batterista italo-americano, anche mio caro amico, che ha collaborato con grandissimi nomi come Sting, Tina Turner, Earth, Wind & Fire, Toto, ed è un fantastico percussionista.